Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Non siamo arrabbiate solo per Giulia, siamo arrabbiate per quello che viviamo ogni giorno, per quello che vivono le nostre sorelle, per quello che vivono, che hanno vissuto le nostre madri. Siamo arrabbiate perché la lotta che c'è da anni e anni e anni ancora non è abbastanza, perché ancora veniamo uccise, veniamo stuprate, veniamo molestate. Per questo siamo arrabbiate. Il patriarcato è dentro, è intrinseco nelle radici della nostra cultura, in tutto quello che facciamo. È un sistema di potere, quello esercitato dal maschio patriarcale sul corpo della donna e su tutto quello che appartiene alla donna, sulla carriera di una donna, la realizzazione di una donna, come nel caso di Giulia. Dal catcalling per strada, dal ragazzo che ti tocca in bus. Io non voglio essere disturbata, io voglio vivere la mia vita in pace, libera di essere chi sono, dove sono, quando voglio e come voglio. La prima cosa che ti dirà un uomo quando gli parli di Filippo Turetta è: sì, ma non tutti gli uomini. E dicendo non tutti gli uomini si tolgono dal problema, perché fa comodo, perché è molto più difficile accettare di essere parte di un problema, invece fa comodo dire di no. Salvini rivalisce come perturbatori e pedofili di qualunque nazionalità, colore della pelle, stato sociale, castrazione chimica e galera, però c'è sempre l'eccezione. Per Turetta, se colpevole, nessuno sconto di pena, carcere a vita. Perché di buona famiglia? La risposta non è questa, mai lo sarà. Non lasciamo che quest'onda muoia, che quest'onda non cambi niente. Noi non ce ne andremo finché non cambieremo tutto, fino a quando non ci saranno più minuti di silenzio ipocriti, minuti di silenzio assassini nelle scuole e nelle università. Prendiamo parte attivamente al cambiamento. Se non lo facciamo noi, se non lo facciamo ora, chi stracazzo lo fa?